su cosa vi resta dall'esperienza all'estero, un po' dalle strade che possono aprirsi per chi vuole restare poi a vivere all'estero, per chi vuole tornare in Italia. In ogni caso, l'esperienza all'estero per un periodo lungo è una fonte importantissima di crescita personale, a prescindere da quale sia la vostra scelta. Quindi in questa ultima lezione parlo un po' di, tra virgolette, la strategia, anche, cioè di una volta che vi trasferite, una volta che trovate lavoro, cosa potete fare per rientrare ad esempio in Italia, o cosa potete fare per restare in Belgio ad esempio, e mirare un po' a trovare sempre opportunità lavorative migliori, sia in termini di guadagni o in termini, possiamo dire, di altri tempi. Ecco perché è importantissimo questi tre punti, come ho già detto. Così come ci mi ero collegato poco fa al discorso delle agenzie di lavoro in Belgio che funzionano, di conseguenza c'è un mercato di lavoro dinamico. Mi ricordo la moglie di mio collega Ireco, che a 38 anni aveva lasciato il lavoro semplicemente per rimettersi a studiare e per cambiare lavoro. Una dinamicità che purtroppo molto spesso in Italia si viene preso un po' strano, come se uno dopo una certa età vuole lasciare tutto, anche con la famiglia, con dei figli, vuole lasciare tutto per rimettersi a studiare. C'è un po' il vincolo dell'età, tu a questa età devi fare questo, poi trovi il lavoro, poi fai la carriera, poi finisci. E invece quello che ho notato io è la dinamicità intesa sia a livello, come dico, cambiate lavoro, adesso mettete che l'anno prossimo, per fare un esempio, cambio lavoro, poi ricambio lavoro. Quindi la dinamicità con le agenzie che funzionano, c'è tanta offerta di lavoro, quindi c'è possibilità di cambiare lavoro. Ma la dinamicità sta anche nel fatto che voi potete anche poi, dopo un anno, quello che fate esperienza, fare un master, ad esempio, all'università in Belgio, che tra l'altro sono anche dei buoni master, e il costo è circa di 2.000 euro, quindi neanche troppo costosi, per venderli in un'altra professione. Oppure potete lavorare e studiare, lavorare mezza giornata e studiare. La dinamicità vi permette di avere poi più progetti. La crescita lavorativa poi può anche essere, dopo che vi fate un anno o due anni in Belgio, di spostarsi in un altro paese. Quali sono in Europa i paesi dove si guadagna di più? Ad esempio in Olanda, in Germania, possiamo dire in UK, anche se non è in Europa, però diciamo, io ho degli amici, un caro amico che lavora a Francoforte, e praticamente lui è semplicemente ha una posizione senior, ma guadagna già più di 3.000 euro netti al mese. Ovviamente lui sì, ha un po' la nostalgia dell'Italia e tutto, vive in Germania ormai da 4-5 anni e ovviamente da un lato però è contento perché la Germania lavora anche per una grande multinazionale, per una società di consulenza, gli sta dando tanto. Poi c'è il rientro in Italia, che è un discorso, il fatto che voi fate un'esperienza all'estero, imparate le lingue, diventa non la lingua, ma le lingue, quando riapplicate, quando siete più lingue, poi una posizione in Italia, oppure riuscite a fare un network con altre sedi italiane, ovviamente siete visti come, per virgolette, come persone che hanno un valore più alto, per il semplice fatto che avete lavorato all'estero. Io ho l'esempio di un collega in Deloitte, che ha una posizione senior, e lui guadagna già sui 2.500-2.600 al mese netti, e lui mi sta dicendo, fatto, io da senior in Deloitte qui a Bruxelles, rispetto a uno della mia stessa età in Italia, senior faccio molte più cose. È come se c'è una spinta alla crescita in Belgio più alta d'Italia. Di conseguenza, ora io che sono già arrivato alla posizione senior, se mi metto a cercare lavoro in Italia, paradossalmente gli stipendi che mi offrono, dopo che ho fatto questa esperienza, sono quasi paragonabili a quelli del Belgio in questo settore. È sempre così? No, non è che in tutte le aziende poi in Italia vi offrono anche di più, però di certo l'esperienza all'estero è un valore aggiunto. Perché in Italia poche persone parlano l'inglese, ancora pochi ragazzi purtroppo parlano l'inglese a livello lavorativo,
pochi ragazzi hanno avuto la possibilità di fare un'esperienza prolungata di più di 6 mesi, per me prolungata, all'estero. Quindi il rientro in Italia è possibile appunto dopo che si è che si è provato a lavorare in un nuovo posto, che nel nostro caso è Bruxelles. Si possono avviare anche dei progetti personali successivamente. Per me avviare il mio canale YouTube, avviare i miei videocorsi è un lavoro ormai che ci sto dentro tutti i giorni. Per essere un po' più realistici, cosa vuol dire mettersi in prova? Ad esempio, lavorate in una big four in un determinato settore, poi potete aprire il vostro studio. Oppure, come ho detto prima, lavorate per l'Unione Europea, per aziende che fanno consulenza all'Unione Europea e dopo un tot di anni vi fanno aprire la partita IVA, lavorate in proprio. Guadagnate tanto, avete più gratificazioni, potete aprire il vostro studio e potete anche assumere personale. Per chi di voi ha un po' dentro uno spirito più imprenditoriale, perché io oggi ho dato per scontato, ci siamo focalizzati sul lavoro corporate, sul lavorare in azienda, sul fare carriera, su avere del bene, ma sicuramente molti di voi avranno anche uno spirito imprenditoriale, oppure uno spirito di tornare in Italia e aiutare una realtà a crescere. Un imprenditore in Italia potrebbe chiamarvi, perché ad esempio avete sviluppato una competenza nel marketing e parlate bene inglese, questo imprenditore in Italia non conosce la lingua, non conosce determinati software, voi rientrate e diventate soci dell'imprenditore e lo fate crescere. Quindi dall'Italia siete certi che quando voi andate all'estero, gli imprenditori vecchio stampo, per fare un esempio, io 50, 60 anni, 70 anni, lo vede la dinamicità, il fatto che voi parlate la lingua. E quel valore poi si paga, quel valore poi vi verrà riconosciuto. La crescita personale, che vi può dare un'esperienza all'estero, è anche un po', siete forzati, tra virgolette, a essere soli. Cioè io sono stato forzato, tra virgolette, a trovare casa da solo, a trovarmi con amici da solo. Sono stato forzato proprio a gestire la mia vita in completa autonomia. Sono stato anche forzato poi a trovare lavoro, ad adattarmi un po' a quella che è la nuova, a quella che è stata, quello appunto che è il Belgio. Quindi questo adattamento vi farà, cioè troverete un equilibrio poi dopo un po' che lavorate all'estero, dopo un anno. Imparerete ovviamente a gestire lavoro e tempo libero, ad avere una vostra routine che io, anche se adesso dovessi smettere di lavorare, perdere tutto. Di certo la cosa che mi resta, che non potete togliermi, che nessuno può togliermi, è il fatto di avere la mia routine, il mio mindset, di fare le cose in un certo modo. Quello è il vostro, come dire, capitale umano, capitale interiore, che vi portate dietro poi se tornate in Italia, anche o se vi spostate da un'organizzazione all'altra. L'adattamento, proprio la settimana scorsa ero a Parigi, ho fatto un video dalla Torre Eiffel dove parlo di questo qui, dell'adattamento che vi porta più facilmente a viaggiare. Una volta ero a un meeting in Belgio per persone che hanno una startup e un ragazzo indiano che aveva un'impresa mi ha detto: ma tu sei arrivato da poco a Bruxelles, ma ricordati, quello che imparerai a Bruxelles ti serve se poi ti trasferisci in un'altra città. Io non avevo capito qualcosa volesse dire. L'ho realizzato più tardi, infatti ci ho fatto anche il video la settimana scorsa. Lui vuole dire, se voi vi adattate in una grande città, con i ritmi della grande città, a gestire le relazioni in un certo modo, ad imparare una lingua, a sforzarvi a trovare nuovi amici, a sforzarvi a trovare la casa in 3 giorni, a sforzarvi anche a muovervi da soli con gli aerei, eccetera. Quando poi uno vi propone di andare un mese in un'altra città, di fare un'altra esperienza in un'altra città, l'adattamento nella seconda città, magari da Bruxelles che andate a Londra, oppure da qui, dalla Polonia che andate in Belgio, l'adattamento è sempre più semplice. L'adattamento poi è più semplice anche se tornate ad esempio in una città d'Italia, a Milano. Questo ovviamente lo sforzo che dovete fare all'inizio ad adattarvi viene ricompensato perché vi, tra virgolette, vi velocizzate quando poi nascono le possibilità all'estero.
l'esperienza lavorativa, che comunque ti porta anche una crescita personale, di cosa vuol dire esperienza? Cioè, ci sono best practice, come si dice in inglese, delle cose che all'estero sono meglio dell'Italia. Quando uno si lamenta dell'Italia, io non sono un tipo che si lamenta delle cose che non funzionano in Italia, però di certo sono un tipo che mi piacerebbe in futuro, se dovessi tornare in Italia, apportare un po' quello che ho imparato all'estero. Quello che ho potuto apprendere da un'esperienza all'estero sono dei modi di lavorare, come per esempio come organizzare i meeting, come parlare in meeting, come impostare determinate cose di lavoro, che vi farà capire innanzitutto le differenze con l'Italia e vi farà poi, io lo vedo come così, dato che non escludo che tornerò in Italia nei prossimi anni. Tutto quello che imparerete, tutta la vostra esperienza potrà poi essere riportata in Italia per dare aiuto ai vostri colleghi, ai vostri amici, chissà anche altri studenti che vogliono fare un'esperienza all'estero, che non è nient'altro che diciamo quello che sto facendo io adesso qui oggi con voi. La lingua vi porta alla comprensione della cultura, quindi questa è una crescita personale, è un discorso di crescita personale. Diciamo che forse molti di voi l'avranno già capito, ma quando voi parlate la lingua del posto è come se le persone si aprono un po' a raccontare cose che in inglese sono un po' diverse. Quindi quando voi riuscite proprio a imparare la lingua è un fortissimo aspetto di crescita, di vostra crescita personale, perché vi fa comprendere la cultura del posto. La cultura del posto non dovete né amarla né odiarla, cioè il fatto che in Belgio il caffè non lo fanno buono, non è che voi dovete prenderlo come un discorso di crisi, ma dovete prenderlo come un discorso di guardare la stessa cosa da un'altra prospettiva. Forse molti, immaginate andate all'estero e uno vi dice: ah, come fai tu a iniziare a lavorare alle 9:30? Io inizio alle 8. Voi non dovete criticare lui che inizia alle 8, dovete guardare il punto di vista della persona, quindi la cultura, perché mi piace, vi fa guardare le cose da un punto di vista differente. Poi voi può starvi bene o meno, però vi dà uno spunto di riflessione e uno spunto di miglioramento. Quello che cerco io adesso quando viaggio è guardare le cose in modo diverso, guardare le cose da una prospettiva di persone che vivono in un'altra nazione. Anche quello che ho fatto ieri quando stavo camminando per l'estate del Passaggio, cercare di capire un po' com'è la città, cos'è diverso anche da Bruxelles, no? E questo meccanismo, poi le lingue lo rafforzano, ma questo meccanismo vi porterà sempre più a voler vedere le nuove culture e appunto avere una crescita. Anche qua l'ho già detto, in realtà cogliere le best practice e riapplicarle in contesti di lavoro e di vita privata. Rientro in Italia, questo qui l'ho anche accennato. La prima cosa un po' sintetica che ho scritto è quell'esempio del mio collega che rientrando in Italia può avere stipendi più alti. Non sottovalutate, io ho fatto solo questo esempio di Deloitte, perché io ovviamente non ho avuto esperienze in 10-20 aziende diverse. Però anche se voi entrate in aziende che fanno ad esempio progetti per la Commissione Europea, per esempio il mio amico che ha fatto un tirocinio per i progetti dei fondi europei, lui è questo amico di Ascoli, Vicenzo, è tornato, è un'azienda, lui ha fatto l'esperienza a Bruxelles, un'azienda che si occupa di reperimento dei fondi dell'Unione Europea per sviluppare le aziende e le start-up nelle Marche, l'ho assunto adesso. Perché lui è stato all'estero, e non è che è stato per tanti mesi, però è stato all'estero e ha visto un po' come funziona il mondo. L'hanno assunto, lui adesso sta anche prendendo l'abilitazione da avvocato. Quello che gli ho consigliato io, poi era tutto contento anche che l'aveva messo l'assunto, finalmente, eccetera. E io gli ho detto: cercare di specializzarvi in qualcosa. E infatti, io ho subito detto: adesso cerca di specializzarti appunto sul reperimento dei fondi europei, tra qualche anno puoi anche aprirti la tua azienda specializzata nell'aiutare le start-up del territorio, che sono appunto le start-up delle Marche, a partire tramite i soldi dell'Unione Europea e poi appunto avere delle soddisfazioni sia professionali sia economiche. Questo per farvi un altro esempio pratico. Le lingue, come ho già detto, vi danno più appetibilità, perché in Italia pochi parlano inglese
bene, quindi se voi riuscite a parlare le lingue poi in modo più approfondito, lavorando all'estero, si percepisce all'istante e lo potete mettere nel curriculum proprio come punto di forza. Parlo inglese e francese, no, per dire. Poi c'è anche un regime fiscale molto buono, io che mi occupo anche di contabilità e fiscalità, se state almeno 2 anni all'estero, e per esempio ho un amico che lavorava a Bruxelles per Procter & Gamble, aveva un buon lavoro, ben pagato, lui era di qua vicino Padova, e a un certo punto ho deciso di rientrare un po' per riavvicinarsi alla famiglia. E mi ha detto Fausto, sì, ma io mi sono fatto 2 conti. Per 2 anni ho un regime fiscale che pago soltanto le tasse sul 25% dello stipendio, una cosa del genere. Quindi io per 2 anni praticamente prendo quasi lo stipendio rotto. Quasi quasi torno in Italia, io faccio tutti gli altri calcoli di risparmio dell'affitto in Belgio non deve pagare. Adesso è tornato in Italia, dopo che ha lavorato per Procter & Gamble a Bruxelles per 2 anni, ed è contento. L'hanno assunto in uno studio che fa brevetti, anche se non era tanto, lui ha più un background da ingegnere, lì Procter & Gamble faceva più robe chimiche, io proprio molto fuori dal mio settore, però uno studio che fa i brevetti a Padova, l'ha visto, l'ha contattato, gli ha fatto un'offerta competitiva con quello che era il suo stipendio che prendeva a Bruxelles. Lui si è fatto dei conti ed è tornato in Italia e lui è il laureato, cioè lui è quel lavoratore con esperienza all'estero che poi le aziende in Italia, non trovando in Italia, vi vanno a cercare su LinkedIn, oppure se volete voi a un certo punto vi esponete voi e potete rientrare in Italia con un trattamento totalmente differente da chi non ha fatto un'esperienza all'estero. E questo me ne sto accorgendo anch'io adesso quando mi contattano anche delle risorse umane dall'Italia. Allora, adesso dato il curriculum abbiamo visto, vi faccio vedere la lettera motivazionale. Innanzitutto, cioè in modo strategico voglio dirvi come dovete fare una lettera motivazionale, perché è la terza cosa più importante, cioè io metterei LinkedIn e il curriculum al primo posto, ma mi chiedono la lettera motivazionale in qualsiasi contesto voi poi applicate, cioè vi dicono ok, mi invii curriculum e lettera motivazionale. Se la lettera motivazionale non è scritta non capiscono cosa voi potete offrire, non è che perché vedono il vostro link e il vostro curriculum mi inviano, capisco. La lettera motivazionale che la lunghezza deve essere più o meno di una pagina, un Word, può essere per esempio così, scritta in un certo modo, è l'ultima, è l'arma che avete per convincerli a chiamarvi, a fare un colloquio di persone. Quindi dovete venderli proprio al meglio, ma allo stesso tempo dovete spostare il focus non su quello che voi volete, ma prima su quello che voi potete offrire, perché voi mettetevi nei panni di un imprenditore, io ho un'azienda, inizio a leggere i vostri curriculum, e voi scrivete, vorrei fare esperienza qua. Dentro di me io dico, sì, ma qual è il valore che portare all'azienda? Voi dovete mettervi le palle dell'imprenditore. E allora rigirate la cosa al contrario, prima di quello che posso offrire. Quindi, scrivete con le prime 2 righe dicendo sto applicando per questa posizione. So che molti neanche lo fanno, cioè iniziano a scrivere ma non specificano neanche cosa vogliono. Io, ad esempio, sto applicando per la posizione di marketing della vostra azienda, descrizione XYZ. Iniziate un po' a, come dire, enfatizzare non voi stessi, la sua impresa. La vostra impresa mi ha colpito perché avete negli ultimi, lo sto inventando tutto adesso, perché negli ultimi 2 anni avete raddoppiato il fatturato da 100 milioni a 200 milioni di euro e avete assunto 25 dipendenti. E inoltre vedo che avete una cultura del lavoro molto alta, bla bla bla. E quindi vi fa sentire importante. Poi iniziate un po' a dire, non quello che ancora iniziate a parlare, di quello che voi potete dare. Cioè, l'apporto che potrei dare alla vostra azienda è questo, data la mia esperienza all'estero, data la mia esperienza in quest'altra azienda, data la mia esperienza in questo studio professionale, mi ritengo il candidato ideale poiché posso supportarvi in queste aree e gliele elencate. E qui ancora vedi voi, non è che avete detto cosa voglio, e avete detto l'azienda, cosa potete dare. Successivamente
potete iniziare anche a vendervi un po'. Quindi dovete dire perché scegliere proprio me, lo potete anche scrivere come domanda e poi iniziate, cioè gli fate una domanda scritta perché scegliere proprio me e iniziate poi a, tra virgolette, descrivere brevemente il vostro percorso. Brevemente non vuol dire 3 pagine, brevemente vuol dire mezza pagina. È come se riassumete un po' il curriculum in mezza pagina. Perché agli occhi dell'esaminatore, leggere prima un po' l'azienda, poi leggere insomma quello che date, poi vi fate un po' rileggere la vostra esperienza. E ricordatevi una cosa: curriculum e lettera motivazionale non è che sono una cosa statica, vanno riadattati a ogni singolo curriculum che inviate, al costo di rigirare un po' le informazioni. Dovete farli innamorare, dovete farli innamorare, quindi dovete nella lettera, ogni lettera che scrivete, riscrivere un po' la vostra esperienza, e ognuno di voi sa cosa intende. Cioè, io ho un'esperienza di più contabilità, riscriverei cosa che ho fatto in quell'azienda vecchia inerente a quello che vado a fare nell'azienda nuova. Le vado a enfatizzare, io non sto dicendo bugie, sto enfatizzando però delle cose che ho fatto. Ricordatevi che al lavoro c'è una competizione altissima, è come un'impresa che vende i prodotti. Va sul mercato, c'è competizione altissima, e sa che ora, per esempio, se il mercato è 10, per farvi un esempio, quando le aziende vanno sul mercato c'è sempre qualcuno che poi uscirà fuori dal mercato, c'è competizione. Quando voi fate i colloqui di lavoro, anche a livello di forza, li mettono in gruppi, già quella è una forma di competizione, vogliono vedere chi tra tutti si alza di più. Quindi almeno nella lettera motivazionale, perché poi quando fate il colloquio di persona può andare tutto bene, può andare tutto male, può darsi che chi vi fa le risorse umane sta stressato, però almeno prima vendetevi a me. Non vi ho parlato nelle mie slide, ma giusto 2 minuti vi dico anche come presentarsi al colloquio, poi facciamo l'ultima sessione finale di domani. Io sono stato assunto l'ultima volta facendo un colloquio online. Sia online che offline dovete presentarvi in un certo modo. E qui enfatizzo nuovamente i punti dell'abbigliamento, trasmettere positività, fare tante domande. Quando vi dicono alla fine del colloquio avete qualche domanda da fare, anche se la domanda è stupida, voi dite sì. Dite ad esempio quanti dipendenti avevate l'anno scorso, e forse non ha senso la domanda, per l'esaminatore forse dice ah, però vedi che domanda particolare, lui vuole sapere quanti dipendenti qui abbiamo avuto l'anno scorso. Poi se avete capito già la materia, dovete chiedere di cose più specifiche, tipo quali software usavate l'anno scorso. A seconda del contesto, io sto generalizzando, quindi presentatevi in un certo modo, atteggiamento positivo, fate domande, guardate le risorse umane negli occhi e cercate sempre di vendervi al meglio, anche offline. Molto spesso i primi colloqui di lavoro si fanno da casa. Io sono stato assunto facendo il colloquio dalla mia stanza perché c'era il lockdown ad aprile 2020 in Belgio, nessuno poteva uscire di casa. Stavamo a casa, ma io ho fatto il colloquio dalla mia sedia, mi sono messo una camicia, mi sono messo una giacca e ho cercato di fare un colloquio nel modo più professionale possibile. Il massimo che si può fare è stare a casa, ovviamente. Molti di voi possono anche mettere la telecamera e stare in piedi così per far notare ancora più l'interesse. Dovete distinguervi, ricordatevi, per concludere, nella ricerca del lavoro in tutte le nazioni, in Italia, in Polonia, in Belgio, c'è competizione. Quindi l'invito che vi voglio fare è, per concludere questo breve tempo che abbiamo passato, ragazzi, è riprendete i punti fondamentali, LinkedIn, curriculum, lettera motivazionale, e lo ripeto la 100ª volta, le lingue. Il lavoro è costante, le lingue le studiate ogni giorno. Ogni giorno un'ora la potete trovare, non ditemi che non la trovate. Un'ora dove studiate l'inglese, se volete trasferirvi il francese, se volete andare in Germania, il tedesco. I risultati nel lungo termine si hanno per piccoli step che si fanno giorno per giorno. Il fatto che io, per dirvi, parlo francese è perché ogni giorno mi sono letto mezza pagina. Quindi voi non vi immaginate, se iniziate oggi per 6 mesi, migliorare sulle lingue, sul curriculum, fra 6 mesi siete un'altra persona. Immaginate che per 6 mesi, poi o 3 mesi, inviate il curriculum, 20 aziende vi rifiutano, alla 21ª azienda in cui voi andate, voi siete una persona diversa. Uno, perché siete più sicuri di voi stessi dopo tutti i rifiuti, fratelli più sciolti, non dovete neanche andare troppo con, dovete quasi far vedere che avete altre offerte, anche se non è vero. Andate più sciolti, avete proprio tutti i feedback delle risorse umane che non vi hanno assunto.
voi siete un'altra persona e lo capiranno. È come se voi siete un venditore, andate a vendere un prodotto, i venditori, quelli che fanno di più, hanno una, come si dice, hanno, cioè non gli importa di essere rifiutati, il rifiuto lo prendono come parte della vita, ma si concentrano sul 10% dei clienti che compra e li fa guadagnare. Quindi è questo, la persistenza è proprio la cosa che davvero vi consiglio più di tenere in considerazione, ragazzi, per la vostra crescita lavorativa, ma anche per la vostra crescita personale, se volete imparare ad esempio a fare altre attività, altri sport. Il processo è sempre lo stesso. Adesso prima di lasciarci delle domande, se vi invito anche a iscrivervi al mio canale, io parlo di contabilità e di crescita lavorativa. Praticamente il canale nell'ultimo anno sta crescendo, appunto ci sono stati anni dove facevo video e non ho visto niente. Se avete trovato i miei, diciamo, la mia lezione e gli studi di crescita lavorativa interessanti, vi invito a iscrivervi, così dovete sempre restare aggiornati quando, diciamo, condivido nuovi contenuti sia sul Belgio e sia in generale di crescita lavorativa. Detto ciò, ragazzi, vi invito anche per questo ultimo modulo a farmi delle domande per poi concludere.